Buongiorno, chiamo Fano a Porto Maggiore, dove si trova l'Arco d'Aruto, un luogo molto importante per la storia della città. In questo momento si sta svolgendo una manifestazione. Per sapere di cosa si tratta, rivolgiamo alcune domande all'assessore pari opportunità, signora Alessia Di Gimorno, e alla signora Eleonora Royo. Come è nata l'idea di promuovere questo evento? L'idea è nata perché c'è stato un comitato, di vita indipendente, e appunto come base un progetto che dovrebbe aiutare i disabili a svolgere la propria vita in maniera autonoma e con l'aiuto però anche dei finanziamenti sia statali che regionali, perché ad oggi purtroppo i finanziamenti sono minimi e le famiglie si sobbarcano queste spese. Quali sono gli obiettivi della manifestazione? Gli obiettivi sono per l'appunto mettere alla pari la vita dei normodotati e quelli invece degli disabili, cioè nel senso avere una vita più indipendente senza dover appunto dipendere da altri. Adesso rivolgiamo le domande a Eleonora Royo. Come sono riusciti ad ottenere la condivisione applicata ad avvio di progetto? Allora, intanto siamo partiti in pochi, però man mano che ci siamo attivati si sono aggiunte le varie associazioni del territorio, la GFH, l'ANNIC, l'assessorato alle politiche sociali, altre associazioni del territorio fanese, e quindi l'idea è di continuare in questa condivisione di rete in modo da poter portare al più numero, il maggior numero di possibile di persone questa sensibilizzazione e questo progetto. Perché avete scelto questi tre luoghi per manifestare, cioè la stazione ferroviaria, Porto Maggiore, Piazza 20 Settembre? Allora, sono stati scelti questi luoghi per motivi ognuno diverso dall'altro. La stazione, perché ancora la stazione di Fano non rientra nel circuito delle sale blu, e quindi noi auspichiamo che rientri anche la stazione di Fano e che abbia un'assistenza alle persone a ridotta mobilità in tutti i sensi, quindi con l'assistenza dell'operatore, con un ascensore valido 24 ore su 24 e con la possibilità di un montacarichi e di un'assistenza totale, che è una cosa che al momento non è fattibile. Poi abbiamo deciso oggi di riunirci invece nella parte del centro storico per un discorso di iniziare a sensibilizzare non solo chi è già diversamente abile, ma anche le persone, diciamo, che passano, perché sappiano cosa vuol dire vita indipendente, e domani, perché sapendo che è domenica, far vedere che anche i luoghi che dovrebbero essere invece accessibili non lo sono, quali esercizi pubblici, musei, ristoranti e locali di vario genere. Grazie. Libero di fare, hashtag meraviglioso, chi lo ha lanciato? Allora, Liberi di Fare è partito da due ragazze, Maria Chiara Paolini ed Elena, che sono due ragazze di Senigallia, che con una lettera rivolta al ministro Gentiloni hanno fatto un tam tam, diciamo, sui social network. A questo punto è diventata una manifestazione nazionale e contemporaneamente a noi, in tutte le città italiane, piazze italiane, c'è questa iniziativa, Liberi di Fare. Qualsiasi cosa, liberi di fare scelte autonome, liberi di fare viaggi, liberi di, soprattutto di vivere in maniera autonoma. Com'è questa manifestazione proprio qui? È proprio qui perché questa è la porta della città, è l'Arco d'Augusto, una delle porte della città, è l'Arco d'Augusto, e noi come associazione AGFH sosteniamo questo comitato Liberi di Fare, un'iniziativa nata appunto da due sorelle di Paolini, che a causa della loro disabilità, se non fossero assistite nella quotidianità, non potrebbero fare nulla. Quindi Liberi di Fare è un messaggio che vuole essere dato proprio perché venga, si
sviluppi nel concetto comune l'importanza di una vita dignitosa. La persona che ha una disabilità motoria ha diritto ad avere un'assistenza che gli garantisca una quotidianità all'insegna della dignità, quindi della libertà di scegliere, la libertà di fare, la libertà di muoversi, perché l'accessibilità è un elemento determinante ai fini di un'autonomia, una vita indipendente. Quindi una città accessibile è una città che ti garantisce un movimento libero, e la persona con disabilità, ma anche la persona comune, in una città accessibile vive meglio. Il Comitato Vita Indipendente è un comitato appunto che nasce per promuovere una vita indipendente. Il progetto Vita Indipendente è invece un progetto che viene, diciamo, è un contributo che viene erogato dalla Regione Marche, che purtroppo però ha, diciamo, ha una esiguità nei fondi che non permette di garantire una vita indipendente, perché può coprire soltanto 5 ore al giorno alla persona, il resto è a carico della famiglia. Quindi noi siamo qua per sensibilizzare le istituzioni perché accolgano queste richieste per poter garantire non solo una vita indipendente, ma una società con un livello di civiltà molto più alto, perché comunque la persona con disabilità non toglie niente a nessuno, ma favorisce la vita di tanti altri. Beh, è una bella cosa comunque. Assolutamente sì, e noi dobbiamo essere promotori, non solo le persone disabili, promotrici di questi concetti, ma persone comuni che comprendano l'importanza e il valore che ha la diversità.